Bella Mamma mia. regà, bentornati a tutti dai cugini di campagna, come al Nuovo video. solito Andrea e Giorgio, nuovo video, hashtag Continuità come sempre. nei commenti. Oggi di che parliamo? Torniamo con l'episodio del rottomercato. La nostra serie riguardante appunto il fatto che noi ci immedesimiamo appunto in un DS delle scuole maggiori, delle principali scuole di Serie A. Comunque dicendo la nostra su quelle che potrebbero essere gli acquisti e le cessioni della sessione estiva di calciomercato e poi vi andremo a dire ovviamente la formazione titolare dell'anno prossimo in caso appunto di cessioni e acquisti che vi diremo prossimamente. Beh, che Dopo aver vogliamo parlato dire? di Juve e Napoli, quest'oggi parliamo della Roma, mia squadra. Abbiamo Nonostante la parlato. maglia che io ho dato io del Milan, Forza Milan. Naturalmente. Abbiamo provato a, diciamo, migliorare la rosa, che quest'anno ha fatto un'annata, possiamo dire, soddisfacente. Più che soddisfacente. Coppa Cosa Italia no, in Serie A non ci meno. lamentiamo. A parte un periodo di crisi che ci ha Sì, stroncato ma gli le crisi ambiti. capitano a tutti, tranne alle Juve, forse. E poi il cammino spettacolare in Champions, chi se lo può scordare? La rimonta al Barça. Che hai fatto dopo la rimonta? Vabbè. Ma io non nascondo che mi sono messa a piangere. È stata una Queste sono piccola le impresa. vere emozioni che ti regala solo il calcio può regalarti. Quindi, cominciamo. Ok, parliamo soprattutto. Iniziamo dal reparto difensivo. Allora, per quanto riguarda la porta, il reparto dei portieri, non c'è nulla da dire. Allison, confermatissimo. Forse il miglior Sperando che portiere. non se ne va. Sperando sempre non se ne vada. Il miglior portiere della Serie A, probabilmente, se la gioca con Handanovic. Comunque, per quanto riguarda il secondo, che è Skorupski, che è un ottimo portiere, ci sta Lobont, vabbè, deve scaldare la panchina, scalda abbastanza bene. Abituato ormai da tanti Ormai è un anni. veterano della panca. Quindi adesso partiamo dalla difesa, il mattatore della sfida d'andata Liverpool-Roma, Juan Jesus, gran giocatore, Che che giocatore. abbiamo deciso di vendere per una cifra di circa 3 caramelle. Sì, più o Ma chi meno si so, girano. piglia. Va bene, ma qualcuno se lo prenderà. E poi il grandissimo, fenomenale Brunetto Perez, che zitto zitto ha regalato praticamente la qualificazione contro lo Shakhtar in Champions con quel gol Sì, salvato dai, all'ultimo minuto diciamolo. a Donetsk. Ok, quindi per quanto riguarda la gestione con Jesus e Bruno Perez, abbiamo deciso di sostituirli con due centrali. Diciamo subito il perché, spieghiamolo. Allora, abbiamo comprato due centrali perché abbiamo deciso di schierare un 3-4-2-1, che è in pratica il modulo che abbiamo visto nella rimontata contro il Barcellona. Sono d'accordo con questo modulo Anzi, perché più di due centrali, tre centrali abbiamo scelto. abbiamo scelto tre centrali perché Appunto, giocando alla difesa uno a diventa il titolare, mentre gli tre, è altri due duro. servono inevitabilmente per Come la panchina. sostituti. Anche perché la Roma è famosa per famigerata per i propri infortuni in corso di stagione. Vabbè, innanzitutto come principale titolare abbiamo pensato sicuramente a Nathan Aké, un giovanissimo di grandissima prospettiva che quest'anno ha fatto una stagione straordinaria al Bournemouth in Inghilterra, quindi pensiamo che sia l'acquisto giusto in prospettiva. La Roma è solita prendere questi giovani e poi rivenderli, valorizzarli e rivenderli a peso d'oro magari al PSG. Vedi Marquinhos, cosa ne pensi di questo giocatore? Allora, è un giocatore che si è comportato bene da tanti anni, è della cantera del Chelsea se Sì. non Anche erro, è un giocatore molto fisico e da quello abbastanza che ho potuto veloce. vedere è velocissimo, Sì. è un giocatore veramente veloce. Quando riguarda la panchina abbiamo scelto due giocatori del nostro campionato, così che non abbiano bisogno di D'esperienza, eh. esperienze, sì, non abbiano bisogno di appunto di adattarsi al nostro calcio, che è sempre un calcio difficile, che sono Ciccio Acerbi del Sassuolo, veterano del Sassuolo, Già vicino giocatore alla Roma in passato. abbastanza vicino alla Roma, è stato anche al mio Milan, faceva cacare al tempi, vabbè. Ma comunque un'ottima alternativa ai titolari, secondo me è un buonissimo difensore, sta dimostrando grandi cose a Sassuolo. Per quanto riguarda l'altro difensore che andrà a fare, tra virgolette, da riserva, è Rafa Toloi dell'Atalanta, sta facendo una grandissima stagione, complimenti a lui, anzi, insieme a Masiel e Caldara è una delle migliori difese d'Italia praticamente. Toloi è un giocatore sicuramente ottimo. È già stato a Roma. Ah,
nel primo anno di Garcia. conosce anche l'ambiente romano, che non è un ambiente facile, sappiamo. Conosce il calcio italiano, quindi sarebbe un'ottima alternativa. Adesso passiamo ai centrocampisti. Venderemo il fenomeno Maxim Gonalons. Veramente per fare 10 metri ci metterà un paio di giorni. Anzi, un giocatore veramente si è rivelato un flop assurdo. Scandaloso. Lento come la fame in Algeria. Quindi. Inoltre abbiamo pensato di dare Gerson in prestito perché deve maturare e deve migliorare perché ha delle di grande prospettiva. Quindi al loro posto, siccome abbiamo un centrocampo a due praticamente, abbiamo deciso di prendere un solo centrocampista che farà da tra virgolette riserva, ma che potrà crescere e potrà presto diventare un titolare. C'è Anthony Barak dell'Udinese che Gran sta giocatore, facendo un'ottima stagione. giovane di prospettiva. Come sempre diciamo giovani prospettiva perché a noi piacciono i giovani e quindi sta facendo una grandissima stagione all'Udinese, era stata una sorpresa, diversi 7 gol se non sbaglio Eh sì, ci aggireremo su quella cifra più o e meno. svariati anche assist, quindi sarebbe un acquisto secondo me mirato. Per quanto riguarda l'attacco, anche il grandissimo Gregoire De Frel che mi dice la sua stagione. Stagione deludente, ma non, più che altro le Un sue acquisto. prestazioni me le sarei quasi aspettate. La Ma cosa diciamo proprio che è stato sbagliata è stato l'acquisto. un Sono stati i acquisto soldi spesi. Perché leggermente inspiegabile. un, prendere una riserva a 25 milioni è da pazzi. Vabbè, quindi De Frel, poi il grandissimo Antonucci che ha fatto un paio di prestazioni quest'anno, ha giocato Sampdoria. anche bene assist per Dzeko contro la Sampdoria, mi Che. ricordo. E poi abbiamo deciso a malincuore di vendere Diego Perotti. Purtroppo Non è prima era un funzionale, pilastro. non è funzionale lo stramodo, diciamo. No, per nulla. Quindi al loro posto, siccome gli esterni più o meno già l'abbiamo, i giocatori giusti per il nostro modulo li abbiamo, abbiamo deciso solo di prendere una riserva di Edin Dzeko, che è Stuani. Sorpresa della Liga. Ben Sorpre 19 gol nel segnati. Girona sta facendo una stagione straordinaria, 19 gol, chi sarebbe aspetto gli stessi di Griezmann. Pazzesco. Poco da dire, quindi come riserva penso che sarebbe una riserva di lusso e potrebbe dare il filo da torcere anche i titolari quasi quasi. Quindi adesso la formazione di titolare la dobbiamo girare tu. Sì, la cosa bella di questa formazione a mio avviso è che ogni giocatore praticamente ha un suo cambio. Quindi Alisson in porta, Ake, Fazio e Manolas in difesa, Florenzi, Strootman, Pellegrini e Kolarov. Naturalmente con Strootman che si può alternare con De Rossi, Gündoğan Nainggolan dietro Dzeko con naturalmente Gündoğan che si può alternare con Schick. E gli altri cambi sono Acerbi e Toloi in difesa. Karsdorp, De Rossi, Barak, Jonathan Silva in centrocampo e naturalmente Stefano Stuani, Sciarab e Stuani. Sharawi al posto di Nainggolan e poi c'è Schick per Under e Stuani per Dzeko. Quindi una formazione completa con anche ognuno il suo sostituto per affrontare diverse competizioni. L'anno prossimo la Bravo. Roma giocherà alla Champions. Quindi siamo contenti, siamo soddisfatti di come abbiamo creato questa squadra. Questo è un giorno da Monchi, come si dice. Sperando che anche lui faccia Sperando che bene. lui possa seguire le nostre direttive e guardi questo video. Per oggi è tutto. Alla riga. Un salutone dai cugginoni di campagna. Grazie di tutto. Anzitutto, iscrivetevi Iscrivetevi. soprattutto e mettete like. Bella, raga!